leader della Lega. Il sistema però deve essere corretto. Chi vince governa. Un sistema proporzionale. Io sono laico. Non ho pregiudizi. L'importante è che chi vince, poi possa governare. Matteo Salvini è in auto per proseguire il suo tour elettorale in Emilia. E continua ad essere allergico al tema, uffi. Ma perché sempre di queste cose volete parlare? La legge elettorale non interessa a nessuno. Voi avete detto di essere disponibili a parlarne. Ma quello in discussione sembra un sistema che è l'esatto opposto di ciò che vuole la Lega. O no, punto. Noi abbiamo raccolto le firme per un referendum che ci porterebbe a un sistema maggioritario. Aspettiamo che la consulta dica se è possibile far esprimere gli italiani. Detto questo, non abbiamo problemi. Io vorrei solo un sistema in cui la sera del voto si capisce chi governerà. Perdoni, ma questa è una frase un po' renziana, punto. Vabbè, allora via il dente e via il dolore. Non ho visto Renzi in una villa in Toscana e non abbiamo bevuto vino insieme. Già che ci siamo, la Lega non vuole uscire dall'euro. Non sto smentendo Claudio Borghi, è proprio che lui non le ha detto. La anticipo. Così ci togliamo il pensiero. Punto. Allora torniamo al punto. Accettereste un sistema proporzionale? Può anche essere. Se arrivasse un sistema con adeguati sbarramenti, con i collegi adeguatamente disegnati, di certo la Lega non fermerà tutto per 8 mesi a dire no al proporzionale. È in gestazione anche il referendum sul taglio dei parlamentari. Potrebbe essere quello ad anticipare la fine del governo e le elezioni. Io mi limito a sperare che questo governo, se riesce, faccia la manovra e poi prenda atto che il paese è fermo, in ostaggio. Per la prima volta nella storia della Repubblica, c'è da discutere il bilancio e l'8 dicembre ancora non c'è nulla. Questo è il governo del rinvio, come con le clausole di salvaguardia. Nel 2021 si devono trovare 19 miliardi, l'anno dopo addirittura 26. Non una buona notizia per noi, punto, perché al governo ci sarete voi. Se il centrodestra dovesse ragionare egoisticamente, il momento sarebbe molto positivo. Il problema è che questi al governo stanno facendo disastri e qualcuno dopo dovrà far ripartire tutto. E per chi? Poi punto. Per chi? In che senso? Punto. Ma a chi parla questo governo? A chi si rivolge? Neanche a se stesso. Se fosse il governo per i pensionati, per gli agricoltori, per le partite IVA avrebbe un senso. Ma così? Stanno facendo inc tutti. Del resto, qualcuno lo dice. Stiamo insieme per paura, per non andare al voto. Ah, scusi, poi c'è la politica estera.